stato una cosa incredibile. Noi amiamo molto venire a Cordova perché il pubblico ci aspetta e quando suoniamo per loro hanno una reazione incredibile, hanno mucha fiesta. È solo una cosa incredibile suonare per Cordova e il pubblico di Cordova. Su ogni drop di ogni traccia c'è la pausa e poi l'attacco. Su ogni attacco di ogni traccia loro impazziscono. Il primo show fu una cosa incredibile perché siamo venuti qua, era all'aria aperta, era un open air e fu fantastico. Mi ricordo anche mentre stavamo suonando sorgeva l'alba, è un ricordo incredibile. Però anche l'ultima festa che abbiamo avuto in Cheops è stata incredibile perché vedevamo le persone ballare fino all'ultimo disco, alle 8 di mattina. È stato incredibile, un sacco di energia. Molto difficile trovare in Italia alle 8 del mattino la gente che balla ancora, molto difficile. Of course! Certo, speriamo di tornare molto presto perché amiamo questa nazione, amiamo le persone di questa nazione. Diciamo che Davide ha preso la passione da me. Io vengo da una città piccola e nella mia città c'erano pochi DJ che facevano musica disco anni 80-90 e da lì ho preso spunto da andavo a ascoltare tutta la musica dei DJ nella mia città e da lì un giorno ho fatto ascoltare la mia musica anche a mio fratello. Essendo più piccolo di me, ha preso tutta la mia redine, diciamo. Tutta la mia passione l'ho trasportata verso di lui. Sì, io ho preso questa passione da lui, perché lui era, vedevo sempre che era lì in camerina, ascoltando musica tutti i giorni e mi sono appassionato a questo grazie a lui. Ma diciamo che è stato tutto naturale, nel senso, per me, io parlo per me, Michele ascoltava musica anni 90, musica anni 80 e c'erano molte cose house, classic house. E da lì ci siamo riuniti e abbiamo parlato che prodotto vogliamo fare. A noi ci piace molto l'house music, l'old house music. Old school. Però è molto difficile portare l'house music ai nostri tempi. Quindi abbiamo fatto un mix tra old school e new school house. E così è nato il nostro genere. Di non seguire la moda del momento, ma di buttare fuori quello che veramente c'è dentro il tuo cuore. Buttarlo fuori. Non seguire un DJ per dire voglio fare quello che fa lui. Devi buttare fuori qualcosa di tuo. E anche lavorare sodo, sempre, nel senso ricercare, andare alle serate di altri DJ, ascoltare la musica che propongono altri DJ, perché è molto, molto importante. Per esempio anch'io abbiamo fatto delle cose in studio perché avevo sentito una cosa da un altro DJ. È molto molto importante tutto, seguire altri stili di musica, ascoltare altri tipi di musica. Ti devi informare a 360 gradi, così puoi scegliere cosa ti piace e cosa vuoi proporre al tuo pubblico. Questo è molto importante. È uno stile di vita per noi, papà. Fa parte della nostra vita tutti i giorni. È una cosa che non possiamo fare a meno. Poi per noi specialmente è una cosa che viene dal nostro padre. Nostro padre era molto appassionato di musica, ai suoi tempi c'era la disco 80-90, era molto molto, cioè seguiva molto questo stile di musica, quindi abbiamo preso anche da lui questa cosa della musica. Quindi è una cosa che ci circonda a 360 gradi. In casa nostra c'è sempre musica, sì, da tutte le parti. Anche quando mangiamo ascoltiamo musica. È vero.